Marco Ceccarini, col suo spirito irrequieto alla ricerca di risposte, ha compiuto viaggi nel mondo intero, studiando arti, culture antiche e terre nuove, affascinato da quei segni e simboli primitivi, tramandati nei millenni e parte del nostro DNA, che l'artista ha sposato a una tecnica innovativa, creando semplicemente l'opera d'arte. Ci offre lo splendore abbagliante del pavone e della sua dualità, simbolo positivo di sole, nascita, ricerca di sé e risurrezione, ma anche negativo di vanagloria, apparenza e vacuità. L'uomo pavonis, l'uomo del pavone, è l'uomo che, attratto dalla bellezza e dal trionfale decorativismo, rischia di rimanere vittima del demone, nell'eterna lotta tra il bene e il male, l'essere e l'apparire. Ma attraverso queste opere noi ci scuotiamo e troviamo una via di salvezza.